Nel 2015 i comuni di Crema, di Cremona e di Casalmaggiore, insieme al Consorzio Arcobaleno e al Consorzio Il Solco e a un ampio partenariato del terzo settore, presentano al bando Welfare in Azione della Fondazione Cariplo il progetto Fare Legami. E viene approvato! Fare Legami si sviluppa in 5 azioni contemporanee, per 3 anni su 3 distretti. Le azioni sono laboratori di comunità. L'azione laboratori di comunità comporta l'attivazione diretta di cittadini singoli o di persone che fanno parte di associazioni, enti pubblici e privati per sperimentare legami e cambiamenti significativi per il proprio contesto. Nelle imprese, rispetto alle relazioni tra lavoratori e contesto e nei paesi del distretto cremasco e nei quartieri di Crema, nel 2015 sono partiti 6 laboratori di comunità: Soncino, Castelleone, Pandino, Crema 2, Sant'Angela e San Giacomo, e 3 nelle imprese che hanno aderito al progetto. 6 territori fertili hanno dato vita alla prima sperimentazione dei laboratori di comunità. Realtà associative, amministrazioni pubbliche, gruppi informali di cittadini si sono aggregati, valorizzando reti già esistenti e creando nuovi legami per dare risposta alle aree problematiche della propria comunità, inventando azioni, sperimentando nuove forme di welfare sociale dedicate alla normalità a rischio. I laboratori di comunità possono contare su attente e preparate figure professionali del fare legami. I coordinatori dell'azione laboratori di comunità, che sostengono con confronto e pensiero la cornice metodologica della ricerca azione. I lab maker, individuati da ogni laboratorio di comunità come risorse locali essenziali per la tenuta del processo di comunità. Le figure di accompagnamento che compongono il gruppo allargato di coordinamento e che hanno adottato un laboratorio per curarne la crescita e lo sviluppo. Le community maker, figure di raccordo tra tutte e 5 le azioni di progetto, orientate alla sostenibilità e valorizzazione dell'impatto del fare legami nelle comunità. Ogni laboratorio di comunità ha messo a fuoco le aree problematiche del proprio contesto. Attraverso gli incontri periodici, plenari e in sottogruppi, ha poi messo in campo le risorse di ciascuno e del territorio per fare fronte al problema. È stato dedicato un tempo alla progettualità per dare spazio alla sperimentazione di azioni messe in campo dai partecipanti del laboratorio e anche da risorse esterne individuate ad hoc. Pertanto sono state realizzate attività significative e innovative di carattere formativo, festivo, preventivo, aggregativo per diverse fasce di cittadini, con notevoli possibilità di trasferibilità e replicabilità. Nella nuova annualità sono in partenza 6 laboratori di comunità, 3 nella città di Crema e 3 nel distretto. C'entrano alcune nuove tematiche legate soprattutto ai microcontesti. Ogni laboratorio di comunità ha scelto 1 o 2 lab maker. Sentiamo cosa dicono. Eleonora. Simone. Luciano. Io sono Carla Pozzi. Alex. Sono stanca. Mi chiamo Elisa. Laboratorio di Soncino. Case di pane, riunioni di rane, vecchie che ballano nelle Cadillac, muscoli d'oro, corone d'alloro, canzoni d'amore per bimbi col frac, musica seria, luce che varia, pioggia che cade, vita.
l'onda che scorre, cani randagi. Mi fido di te, mi fido di te. In questo momento mi viene in mente Lucida, di Peppa Pig. Senti il circolo di tuo amore, mio. Would you be love di Bob Marley? Si può dare di più. L'immagine è quella di un'orchestra, tanti strumenti diversi che però devono lavorare insieme per poter fare una buona musica, ecco. La canzone che si intitola Un arcobaleno di armi, che spesso cantiamo agli scout. L'incontro, non so, le persone che giocano d'arma, che chiacchierano al bar. Dei ragazzi dopo l'allenamento, delle mamme quando fanno compiti in italiano o della stessa comunità che vede tanto movimento e tante persone contente. Io credo sia la disponibilità che hanno le persone che partecipano ai laboratori a creare delle relazioni. Le cose meravigliose che stanno accadendo sono legate soprattutto al cambiamento del atteggiamento, cambiamento di pensiero, cambiamento di comportamento. In particolare ricordo una signora che aveva perso un po' la voglia di confrontarsi con gli altri, di uscire, e che da quando partecipa al laboratorio invece dedica molto tempo alla cura di se stessa, proprio per cercare di presentarsi a tutti gli altri, di ritagliarsi con lo spazio di relazione che aveva. Fare legami, una comunità che gira, anche con l'aiuto delle community maker, figure innovative sostenute dal consorzio Arcobaleno.